Ciao, tra poco vi faccio vedere il telegiornale. Sembra una cosa stupida, in parte lo è, non per i contenuti. Ho desiderato non solo fare del catechismo con voi, ma anche farvi un po' sorridere, perché il primo modo per opporsi al pessimismo, alla paura, è mettere un po' di sorriso. E il sorriso è il figlio della speranza. Per questo non voglio farvi superficiale, voglio solo che sorridiate un attimo. Perché noi passeremo questo momento. Forse anche i vostri genitori vi hanno detto che sono giorni terribili, sono certo che ve l'hanno detto e che forse ne sentite parlare, ma io vi dico anche che ne usciremo fuori con l'aiuto del Signore. Intanto sorridere di tanto in tanto ci aiuta ad opporre il bene al male, la speranza, la gioia alla tristezza e alla paura. Noi siamo figli di Dio, non della tristezza e non della paura. Spero vi piaccia il telegiornale. Ciao. Buonasera a tutti, bentrovati alla nostra nuova di là. Grazie. Buonasera a tutti e bentrovati alla nostra nuova edizione del TG del Catechismo. Tutto quello che c'è da sapere del Catechismo e forse anche molto molto di più. In questi giorni di quarantena chiusi nelle nostre case, i nostri telegiornali raccontano evidenze straordinarie, i telegiornali delle nostre case, come in questo momento ci è arrivata una comunicazione dal telegiornale di casa nostra, è stato ritrovato il telecomando che era smarrito ormai da 2 giorni, risolto, quindi il caso del telecomando era nella piega, dietro il cuscino quello rosso, sai che è chi l'ha messo lì? L'hai messo tu? Io. Torniamo a noi. Oggi con il catechismo continuiamo a rispondere alle domande più assillanti delle persone. Torneremo a fare il catechismo? Domanda: ma se quando c'era già non venivate, ma che avete fretta adesso? Torniamo a noi. Con il catechismo riprenderemo e riprenderemo soprattutto la preparazione dei sacramenti che nell'ordine ci incontreranno tra confessione, comunione e cresima. Le possiamo anche mescolare: confessione, comunione, comunione, cresima, cresima, prendo la confessione, dov'è la comunione, dov'è la cresima? Sono tutti sacramenti importanti che vogliamo vivere insieme. Partiamo proprio da qui, dal parlare da dove eravamo arrivati l'ultima volta, facendo un salto temporale, temporale se viene a piovere, oppure no, un salto a parlare ricominciando dai patriarchi. Oggi ci concentreremo soprattutto su quel furbacchione di Giacobbe. Giacobbe, Vediamo il servizio del nostro inviato Ceccarelli Marco, da non confondere con Marco Ceccarelli. Marco Ceccarelli sono io. Il nostro inviato invece è Ceccarelli Marco. Vediamo. Con l'aiuto della nostra maestra che ci fa fare un ottimo riassunto, ricordiamo che Abramo, Isacco e Giacobbe insieme formano il gruppo dei patriarchi da cui nasce il popolo di Israele, detto anche popolo di Dio. Avevamo visto in particolare la figura di Abramo e da Abramo avevamo imparato a fidarci di Dio sempre e fino in fondo anche quando tutto sembra complicato. Ma dai patriarchi possiamo anche imparare un'altra cosa, che Dio non fa grandi cose solo con persone perfette come il vostro parroco. Ce lo ricorda ad esempio proprio con il figlio di Isacco. Isacco ebbe 2 figli, Giacobbe ed Esaù, ed era previsto che fosse Esaù a continuare la sua opera e avere tutti i beni del padre e in qualche modo ad essere lui il nuovo strumento di Dio, il nuovo patriarca. Isacco, diventato cieco, però fu ingannato dall'altro figlio, Giacobbe, che fece credere a suo papà di essere Esaù e quindi, poiché Isacco era cieco, si recò da lui, fece credere di essere suo fratello modificando la voce e soprattutto lo fregò mettendosi al polso e sul collo dei peli di pecora perché Esaù era molto peloso. Isacco, cercando di sapere se era realmente Esaù, trovando tutti quei peli e quel capoccione, disse: "È realmente mio figlio". La verità è che era Giacobbe. Giacobbe con furbizia ha ottenuto l'eredità e il titolo, in qualche modo, di patriarca. Questo cosa ci insegna? Che bisogna essere furbi? No, Dio non premia i furbi, ma sa cambiarli per il bene di tutti. E ogni tanto ricordiamoci anche che a fare i furbi si può anche incorrere in qualche fregatura. Capitò infatti che dopo molti anni
E Giacobbe decise di sposarsi ed era molto innamorato di una donna bellissima chiamata Rachele, figlia di un uomo chiamato Labano. Labano però aveva un'altra figlia, molto brutta, chiamata Lea, e cercò di rifilarla a suo figlio. E infatti la notte prima del matrimonio, poiché bisognava baciare la propria sposa al buio e una volta baciata doveva diventare la tua sposa, Labano non fece altro che mettere nella tenda di Rachele la figlia brutta chiamata Lea. Oggi che cosa abbiamo imparato? Che Abramo ci insegna a fidarci di Dio anche quando tutto sembra complicato, che la vita di Giacobbe ci insegna che per fare grandi cose nel mondo Dio non scarta chi ha dei difetti. Per fare la differenza importa che Dio sia perfetto, non noi. Noi dobbiamo fare la nostra parte. E infine la vita di Giacobbe ci insegna anche che fare i furbi, specie verso chi ami, è sbagliato e si paga sempre. Non ci credete? E allora guardate la foto di Lea. E sentendo quello che ha combinato Giacobbe, soprattutto vedendo la bellissima Lea, ti viene da pensare che forse conviene obbedire a Dio e non fare i furbi. Ma il secondo sacramento che prepareremo e vivremo insieme è sicuramente quello della comunione. Decine, come vi ho detto, di persone si preoccupano di quando faremo la comunione, ma del resto io vi ho mai detto che la farete. Ah, ecco, il coronavirus, no, proprio voi che siete... Vediamo il servizio sulla comunione e soprattutto assisterete a un esperimento di laboratorio fatto dal professor Don Marco Ceccarelli, un professore straordinario. Vediamo il servizio. Dopo aver ricordato che anche la comunione è un sacramento, ovvero un'azione potente di Dio che attraverso segni, parole e cose compie grandi cose per e nel nostro cuore, abbiamo ricordato che nella comunione questo grande segno è che Gesù è realmente presente nel pane e nel vino. Ecco qual è l'azione che si compie in questo sacramento: Gesù che si rende realmente presente nel pane e nel vino, unendosi a quel pane e quel vino, trasformandolo, facendolo diventare Lui, pur rimanendo pane e vino. Il sacramento della comunione è il sacramento dell'unione che nessuno può più dividere. Non ci credi? Guarda allora questo esperimento fatto nei nostri laboratori segretissimi. Guarda. Si versa dell'acqua, acqua che sia purissima, si aggiunge poi un pochettino di vino, eccolo qui, lo aggiungo piano piano, eccolo qua, hai visto? Sono diventati adesso una cosa sola. E se io ti chiedessi di separarli di nuovo, tu ci riusciresti? Io non credo, e infatti non è possibile. La comunione è il sacramento potente e che nessuno può più dividere, in cui Gesù si unisce a noi attraverso il pane e il vino, in cui Lui è diventato realmente presente. E come ci si prepara? Facendo spazio nel cuore, preparando ad esempio un cuore e una vita il più degno possibile. Cerca di essere una persona in gamba, in poche parole. E come si riceve questa Eucaristia? Vincendo ogni superficialità, allenando la propria attenzione alla messa e esercitandoci a vedere più in là di quanto vedono i nostri occhi, perché altrimenti vediamo solo un po' di pane e un po' di vino, ma Gesù è lì presente. E poi soprattutto come si vive? Portando un po' di Gesù con noi, ricordandolo, rispettandolo e soprattutto imparando da Lui a stare con gli altri, come fece Carlo Acutis, la cui storia impareremo molto presto. Nel sacramento della confessione avevamo fatto una grande esperienza, cioè scoprire che è il sacramento che ci fa gustare e ricevere il perdono di Dio. Confessione che noi abbiamo imparato anche a chiamare riconciliazione, perché è il gesto con cui ci riavviciniamo al Padre, che a dire il vero non si è mai allontanato, tutto il più siamo noi che ci allontaniamo dal Padre, come ci ricorda la parabola di quel ragazzo che andò a sperperare tutti i beni del Padre. Ricordiamo anche che la confessione è un sacramento, ovvero un'azione potente di Dio che attraverso segni, parole e cose compie grandi cose per e nel nostro cuore. A proposito, andiamo a ripassare quanti sono e quali sono i sacramenti. Te lo dico, cosa che tu sicuramente già sai: i sacramenti sono 7, battesimo, confessione, comunione, cresima, ordine sacro, matrimonio e unzione degli ammalati. Giustamente avrai delle domande da farti, cioè
Perché io, ad esempio, ho bisogno della confessione. Devi immaginare una macchina che va sempre. Tu sei una macchina molto potente, non forse bella come questa, ma molto potente. Ma anche una macchina ha bisogno di controlli e ogni tanto di andare dal meccanico. Sì, la nostra vita ogni tanto è imperfetta, ma grazie a Dio c'è Gesù che ci aspetta, tanto che dovremmo pensare, se noi siamo come delle macchine che ogni tanto hanno bisogno di una aggiustatina, a Gesù come a un meccanico, senza offesa chiaramente, perché lui ha la capacità di aggiustare soprattutto il nostro cuore, anche quando noi non ce ne rendiamo conto. Un giorno degli amici portarono a Gesù un malato bloccato su un letto, chiedendogli che quel malato fosse guarito, cioè che tornasse a camminare, ma appena Gesù lo vide gli chiese semplicemente che non fosse guarito nelle gambe, ma che fosse liberato dai suoi peccati. Così il racconto ci insegna che Dio vede sempre più in là di me. Cercarlo comunque significa essere sempre liberati. Nella confessione il metro di misura è sapere che se io vado, lui troverà sicuramente il modo per farmi arrivare un bene. E poi parleremo della Cresima, grazie ancora una volta a questa app che ci aiuta a comprendere qualche cosa con i doni, in particolare dello Spirito Santo. Il servizio stavolta non è di Ceccarelli, ma neanche di Marco, ma neanche del Don. Ecco perché è un servizio fatto bene. Vediamolo. Lo Spirito Santo è la terza persona della Santa Trinità. Nella Trinità procede dal Padre e dal Figlio, è l'amore tra il Padre e il Figlio. La questione adesso diventa cruciale per chi segue Cristo e si santifica attraverso i sacramenti. San Paolo scrive: «L'amore di Dio è stato versato nei nostri cuori attraverso lo Spirito Santo che ci è stato dato». Quindi, se seguiamo Cristo e ci conformiamo a Lui, l'amore di Dio, lo Spirito Santo, viene versato dentro i nostri cuori. Diventiamo tempio dello Spirito Santo. Accetta di abitare in noi. Questo non solo suona bene, ma crea una differenza incredibile nella nostra vita. Grazie allo Spirito Santo abbiamo anche il suo potere come aiuto per le nostre azioni. In questa maniera seguire i comandamenti e fare la carità sarà molto più semplice. E la preghiera diventerà più profonda perché Dio è vicino a noi attraverso lo Spirito Santo che è nei nostri cuori. La differenza tra una vita vissuta con lo Spirito Santo e una senza può essere illustrata con il seguente esempio. Se cerco di andare dall'Europa all'America su una barca a remi, il viaggio sarà lungo e faticoso. Anzi, tale impresa è oltre le mie possibilità. E poi, quanto tempo ci vorrà? No, solo con le mie forze, su una piccola barca a remi, ma riuscirò ad andare in America. Ora, per contrasto, prendiamo una barca a vela. Utilizza il potere del vento. Andrò più veloce e più lontano. Certo, non sarà facile con le tempeste e le onde del mare aperto, ma grazie al potere del vento ce la posso fare. Con lo Spirito Santo posso fare progressi perché la forza di Dio mi sostiene. Se volessimo tornare alla metafora della barca a vela, allora dovremmo aggiungere questo. La barca a vela dello Spirito Santo ha 7 vele. Rappresentano i 7 doni dello Spirito Santo: saggezza, comprensione, consiglio, fortezza, conoscenza, pietà e timore di Dio. Questi doni perfezionano le abilità della nostra anima e ci rendono pronti a rispondere ai suggerimenti dello Spirito Santo. In qualche maniera sono davvero come vele che rendono ampia la superficie su cui lo Spirito Santo può esercitare la sua potenza. E concludiamo con le estrazioni del lotto. 8, 8, 8, 8. Abbiamo trasmesso le estrazioni del lotto. Con questo direi che è tutto. L'appuntamento ovviamente non resta che a partire dalle 20 di questo giovedì 26 marzo, quando andrà in onda il nostro speciale Quark con i filmati su questi umani di razza nana chiamati bambini che hanno mandato i loro filmati. Ci accorgeremo di come vivono questi umani nani
durante i giorni di quarantena. Il prossimo appuntamento con il telegiornale è giovedì prossimo. A tutti un augurio di una buona notte, di un buon giorno e anche di un buon pomeriggio e, perché no, di un buon Natale, di una buona Pasqua, buon anno e salute, figli maschi. Ciao! Ci sono misteri che sono misteri, altrimenti li chiamavano cipolle. Ci sono misteri che non scopriremo mai. Come se la mucca fa mu, perché il cavallo non fa ca? Ma ci sono altri misteri che potremo scoprire attraverso il nostro approfondimento. Quark. Il sapere a portata di piede. Di mano.